Ciao amici, oggi è lunedì. Grazie Simona, ci mancavi solo tu a ricordarmelo. Il lunedì è il giorno peggiore della settimana. È vero, ti capisco, anche per me ricominciare la settimana a volte è dura. Per questo mi piacerebbe che lo facessimo tutti insieme, proprio di lunedì, così sarà il giorno in cui stiamo insieme anche per pochi minuti e ci diamo forza a vicenda, ce n'è bisogno. Wow, sì, ci sono anch'io! Avete sentito cosa è successo? Io sono affascinata, ma anche un po' spaventata. Intorno a una stella chiamata TROPPIST-1, scoperta nel 2010, sono stati identificati sette pianeti, già battezzati le sette sorelle della Terra, perché sono in una fascia detta di abitabilità, cioè hanno una temperatura tra gli 0 e i 100 gradi e c'è la possibilità che ci sia acqua liquida, che è l'elemento fondamentale per lo sviluppo della vita. Incredibile, ma quali forme di vita? La nostra o altre? Che ne sappiamo delle forme di vita sugli altri pianeti? Io sono d'accordo con Stephen Hawking che ha detto così. Sicuramente c'è vita sugli altri pianeti, ma non cerchiamo di contattarla a tutti i costi, perché non sappiamo a che tipo di evoluzione sono arrivate e che forme di vita siano. Già, magari noi siamo del cibo per questi esseri, è meglio non invitarli a un banchetto dove siamo noi la portata principale. Che ne dite? Come nei film vintage sugli alieni. E voi cosa ne pensate? Saranno civiltà evolute superiori o mostri terribili? Io non credo che gli alieni salveranno il mondo. Invece, credo a quello che ha detto Dostoevskij: la bellezza salverà il mondo. Allora, questa settimana diamoci un obiettivo, celebriamo la bellezza ogni volta che la incontriamo, anche nelle piccole cose, la luce del tramonto, il verde del tè verde, una musica che ci rapisce. E scriviamo qui i nostri momenti di bellezza, trasformiamo i commenti in un inno alla bellezza. E la bellezza salverà la nostra settimana. Bene, prima di salutarci vi ricordo che come sempre, mercoledì uscirà il mio vlog e domenica il video di salute naturale. Questa settimana non perdetevi la seconda puntata sulla forza interiore con gli esercizi utili per aumentarla. E per la salute naturale parlerò di salute maschile con un video dedicato alla prevenzione per la prostata. Come sempre, condividete questo video, mettete un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video e iscrivetevi al canale con un clic, così e attivate le notifiche. E allora buona settimana a tutti amici, vi aspetto presto, sempre qui sul canale, naturalmente. Ciao! Il mondo, e parla la famiglia.